Ciao amici, bentornati su Giugissima e benvenuti ad un nuovo video. Oggi ho deciso di svelarvi come faccio a studiare per più di 12 ore in un giorno. Qualche settimana fa ho pubblicato un vlog qui su YouTube in cui vi mostravo una giornata interamente dedicata allo studio, nella quale ho studiato per circa 13 ore. Come ho detto in quel video, io sconsiglio davvero di studiare così tanto, così tante ore al giorno in maniera continuativa, quindi per periodi prolungati, perché credo davvero che non consenta di avere uno stile di vita equilibrato e non faccia bene alla salute, sia fisica che mentale. Io ogni tanto dedico una giornata interamente allo studio, come ho fatto nella giornata che avete visto in quel vlog, perché lavorando a tempo pieno mi devo portare avanti con lo studio oppure devo recuperare studio che non sono riuscita a finire e quindi mi tocca dedicare una giornata intera ogni tanto. Però, come ho detto, è veramente un'eccezione, non è qualcosa che faccio in maniera continua. Quindi giornate di studio così intense non dovrebbero diventare la regola, anche se so che in certi periodi in sessione esami ci si può trovare a studiare di più e magari a studiare quasi troppo. Quindi sottolineo che non voglio influenzare nessuno ad avere uno stile di vita non equilibrato. Tuttavia, almeno secondo me, ogni tanto può rendersi necessario, può essere utile dedicare una giornata intera allo studio. Quindi studiare magari anche 12-13 ore, non fare quasi nient'altro, per poi avere più tempo dopo per rilassarsi, magari nel weekend, oppure per riuscire a completare determinati progetti, determinati obiettivi prima di una scadenza imminente. Quindi il motivo per cui faccio questo video, che come ho detto non è quello di incitare a studiare per 12 ore in maniera continuativa, è in realtà quello di mostrarvi come si può rimanere concentrati per molto tempo, perché secondo me riuscire a mantenere la concentrazione per una giornata intera solamente sullo studio oppure anche sul lavoro è un'abilità che conviene avere, perché presto o tardi ci toccherà metterla in pratica, quindi meglio allenarsi e meglio capire come si fa da subito. Ed è proprio questo quello che vi mostrerò oggi, come io, per la mia esperienza personale, mi approccio ad una giornata che devo dedicare interamente allo studio, quali sono i passaggi che compio, quali sono gli accorgimenti che adotto. Si tratta della mia esperienza personale, magari per voi non funziona, o magari sì, dovete provare e vedere, non è una verità assoluta. Il primo passaggio per studiare 12 ore è quello di pianificare tutto la sera prima. Infatti, per avere una giornata estremamente produttiva, per fare moltissime cose, portare a compimento tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati, dobbiamo avere un piano. Io individuo la giornata in cui voglio fare questa maratona di studio, a volte anche una maratona di lavoro, purtroppo. Quindi individuo questa giornata, rimuovo tutti gli impegni che ci sono in questa giornata e pianifico da mattina a sera tutte le attività che svolgerò e questo lo faccio la sera prima in modo da non alzarmi al mattino senza sapere cosa fare, senza sapere quale direzione prendere e essendo quindi portata a procrastinare. La sera prima quindi prendo il mio bullet journal, lo apro, scrivo quali sono i miei obiettivi della giornata in modo da avere tutto chiaro. Io trovo utile pianificare molto nel dettaglio quello che farò nella mia giornata interamente dedicata allo studio, quindi scrivo proprio argomenti, numeri di pagine, eventuali tasks da completare, ripasso, spaced repetition, qualunque cosa io debba fare, la scrivo in maniera dettagliata nel mio bullet journal e indico accanto a ciascuna attività l'orario nel quale la svolgerò, quanto tempo vi dedicherò, in modo da avere dei limiti di tempo e poter così andare avanti col lavoro, assicurandomi di portare effettivamente a termine tutti i miei piani. Un consiglio che vi do quando pianificate, una cosa che io faccio, è quella di lasciare degli spazi cuscinetto tra un'attività e l'altra. Per esempio, magari ho due tasks da fare, devo studiare un certo numero di pagine e devo fare spaced repetition durante la mattinata, magari nel corso di 2 ore, e poi lascio 20 minuti oppure mezz'ora di cuscinetto in modo da poter eventualmente portare a termine una di queste attività se il tempo non mi è bastato. Cerco di non utilizzare gli spazi cuscinetto e non utilizzandoli, quindi di anticipare le altre attività in modo da finire prima tutto quello che devo fare, però è sempre meglio avere un pochino di tempo in più, lasciarsi un pochino di tempo in più tra un'attività e l'altra, non troppo, ma un pochino, in modo da non farsi prendere dall'ansia e poter recuperare. Se volete saperne di più su come pianifico la mia vita, le mie giornate, i miei
mesi, tutto quanto, per raggiungere i miei obiettivi, vi lascio il link al video che ho pubblicato la scorsa settimana. Il secondo passaggio è quello di preparare tutto la sera prima. Per affrontare al meglio una giornata di 12 ore o più di studio oppure di lavoro, faccio in modo di avere tutto pronto al mattino quando devo iniziare e lo faccio preparando tutto la sera prima. Preparo quindi già il cibo per il pranzo, per i vari pasti, all'interno di un contenitore nel frigo in modo da doverlo solo tirare fuori, eventualmente scaldare, ma da non dovermi mettere a cucinare interrompendo lo studio. Faccio in modo di avere snack, bevande, mi preparo addirittura i vestiti che indosserò, li metto sulla sedia in modo da alzarmi al mattino, vestirmi ed essere pronta per iniziare a studiare. Inoltre dico a chiunque possa volermi contattare in quella giornata, quindi amici stretti, famiglia oppure colleghi, che in quella giornata non sarò disponibile perché studierò tutto il giorno oppure lavorerò tutto il giorno e che risponderò ai loro messaggi oppure li richiamerò il giorno successivo quando avrò finito. Questo è molto importante perché non vogliamo essere sgarbati e scortesi con le persone che ci vogliono bene, ma allo stesso tempo non vogliamo essere interrotti mentre studiamo, e quindi credo che essere onesti fin dall'inizio con le persone che ci circondano possa essere un ottimo spunto. E l'ultima cosa che faccio la sera prima in preparazione della giornata di studio è quello di andare a dormire presto. Il terzo passaggio che compio è quello di svegliarmi presto. Inizio la giornata presto, inizio a studiare presto. Per me personalmente questo è molto benefico perché io sono molto più produttiva nelle prime ore del mattino, o meglio mi sono abituata ad essere produttiva nelle prime ore del mattino, e iniziare a studiare presto significa che all'ora di pranzo avrò già portato a termine molti dei miei obiettivi per la giornata e avrò già studiato molte ore, quindi non avrò poi una maratona davanti a me, avrò ancora molte ore di studio, ma comunque avrò già portato a compimento buona parte del lavoro. Non siamo tutti uguali, magari ci sono persone che sono più produttive al pomeriggio, questa è semplicemente la mia esperienza, però credo che sia molto motivante iniziare presto e riuscire a portare a termine molte cose già nella prima parte della mattinata. Io normalmente quando faccio una maratona di studio inizio a studiare tra le 5 e le 6. Cosa importantissima che faccio al mattino quando mi alzo è quello di mettere il telefono in modalità aerea e di metterlo in un'altra stanza. Il telefono è una grandissima tentazione, un'interruzione, una distrazione ed è nemico, purtroppo con gli smartphone abbiamo tutto a disposizione, quindi il telefono è nemico della concentrazione. Non mi basta avere il telefono in modalità aerea nella stanza in cui sono a studiare, lo metto addirittura in un'altra stanza, proprio in modo da non avere neppure la tentazione di prenderlo in mano, perché poi una volta preso in mano il telefono basta togliere la modalità aereo e abbiamo tutto di nuovo a disposizione. Quindi io metto il telefono in modalità aereo e lo metto in un'altra stanza e non lo riprendo fino a quando non ho finito di studiare. So che questo è difficile, ma una volta che l'avete fatto una volta, riuscirete poi a farlo anche nelle volte successive. Il mio quarto passaggio è quello di iniziare a studiare e di studiare quasi senza pause. Come già sapete, se mi seguite da un po', se avete visto i miei video passati, io studio prevalentemente senza pause, per molte ore senza interruzioni. Di solito si tratta di almeno 4 ore in cui mi concentro, non smetto di studiare, non mi distraggo, entro in uno stato di flow e entro davvero in contatto con quello che sto facendo e continuo a studiare in maniera automatica, e questo stato di flow mi porta a riuscire a studiare per circa 4 ore, chiaramente in un momento ottimale in cui non devo lavorare, altrimenti mi devo anche adattare a studiare per meno ore. Però questo era anche quello che facevo all'università, quindi studiavo per tutto il pomeriggio, tutta la mattina, senza interruzioni. Se volete saperne di più sul flow e sullo studio senza pause, vi lascio il link ai due video che ho fatto su questi argomenti. In breve, il principio che seguo è quello di concentrarsi una volta sola, di entrare una volta sola nello stato di concentrazione assoluta e poi di sfruttarlo fino alla fine, invece di interrompere molte volte, quindi di interrompere anche la concentrazione, magari riposarsi un attimo, ma poi doversi sforzare nuovamente per rientrare in quello che si sta facendo e riprendere il filo del discorso. Io preferisco farlo una volta sola e cavalcare il flow dello studio finché posso. In una giornata in cui studio 12 ore faccio al massimo due pause medio lunghe e nessuna pausa breve. Una giornata tipo di studio con più di 12 ore è quella in cui mi alzo
molto presto, alle 5 meno un quarto, inizio a studiare alle 5, studio dalle 5 alle 10 senza pause, quindi 5 ore, poi faccio una pausa di un'ora in cui faccio una colazione molto abbondante che mi serve praticamente anche da pranzo, riprendo a studiare alle 11, studio dalle 11 alle 16, quindi altre 5 ore, dalle 16 alle 17 faccio una camminata, faccio un po' di yoga, mi prendo comunque una pausa e poi studio ancora dalle 17 alle 19 o alle 20, poi faccio cena e mi rilasso per il resto della serata. Oppure un altro piano che segue, quello che avete visto nel video in cui ho studiato per 13 ore in una giornata, in cui ho studiato 6 ore al mattino, ho fatto una pausa di un'ora e mezza, a volte sono anche 2 ore, e poi ho studiato altre 7 ore nel corso del pomeriggio. Fare ciò mi consente veramente di concentrare tutto il mio studio in una giornata, di avere addirittura la serata libera e di portarmi avanti con tutto quello che devo fare, risparmiando molto tempo nei giorni successivi. So che studiare così tanto può sembrare impossibile e sembra davvero tantissimo, ma una volta che l'avete fatto in un giorno, in realtà vi renderete conto che non è così difficile e facendolo una volta ogni tanto non se ne sente troppo il peso. Per quanto riguarda lo studio senza pause, questa è la mia esperienza personale, è il mio metodo personale, non dico che vada bene per tutti, magari vi trovate meglio a fare più pause brevi, sto semplicemente condividendo quello che io faccio per studiare così a lungo. Il quinto passaggio è quello di mangiare e bere in maniera adeguata. Come ho detto prima, prima di iniziare a studiare mi assicuro di avere cibo e bevande sufficienti, snack, frutta, tutto quanto, tutto quello che mi serve per affrontare una giornata di studio, e tengo sulla scrivania vicino a me magari della frutta, in modo da non dovermi alzare e andarla a cercare, ma di poter continuare a studiare anche se magari mangio una mela o bevo qualcosa. E mi assicuro di mangiare a sufficienza in modo da mantenere alto livello di energie e di bere a sufficienza in modo da mantenermi idratata. Bevo caffè, ma cerco di non esagerare con il caffè, perché nel pomeriggio poi sento troppo l'effetto del caffè e non mi fa bene, quindi diciamo che bevo uno o due caffè, qualche volta anche tre, ma cerco di non farmi beveroni enormi di caffè. Preferisco piuttosto sostituirlo con il tè. In generale bevo le bevande calde o come inizio a studiare al mattino, oppure subito dopo la pausa pranzo, in modo da utilizzare la pausa per preparare la bevanda e da non alzarmi ed interrompere il flow per andarmi a preparare qualcosa da bere. Per il resto cerco di avere tutto vicino a me. Quindi questo è molto importante, bisogna assicurarsi di avere le energie per poter affrontare una giornata così intensa di studio. Il sesto passaggio riguarda la postura e il movimento. Un aspetto molto importante per lo studio è secondo me quello di mantenere una buona postura. Questo perché avere una cattiva postura può provocare dolori alla schiena, dolori articolari, che ci danno fastidio mentre studiamo e quindi ci impediscono anche di studiare, oltre al fatto che danneggiano il nostro corpo. Quindi cerco sempre di stare seduta dritta e composta sulla sedia. Spesso mi dite durante i live study with me che non riuscireste mai a stare così seduti e composti. In realtà è tutta questione di abitudine. Inoltre, come avete visto, ho anche iniziato a lavorare più spesso da in piedi. È una cosa che faccio molto in ufficio qua a Copenaghen, perché abbiamo le scrivanie che si possono alzare di livello, quindi si può lavorare da in piedi, e qui in Danimarca lavorare da in piedi è considerato molto salutare, credo che lo sia, io ho molto meno mal di schiena quando lavoro da in piedi, e quindi mi sono costruita una standing working station, quindi una stazione di lavoro per lavorare da in piedi anche qui a casa, un po' rudimentale ma comunque funziona bene e mi trovo molto bene, perché comunque cerco di stare con la schiena dritta, magari faccio anche un pochino di stretching mentre studio e in generale ne sento il beneficio a fine giornata, quindi provate magari a lavorare da in piedi. In generale cerco anche di muovermi il più possibile, anche se ovviamente passo molte ore alla scrivania, ma cerco di fare un pochino di stretching per il collo e per la schiena, durante le pause cerco di muovermi, cerco sempre di andare a fare una camminata oppure una corsa, anche se brevi, comunque è importante per me muovermi un po', e a fine giornata faccio sempre una sessione di yoga, anche se breve, ma sento davvero il beneficio per la mia schiena
piena e poi riesco anche a dormire meglio la sera dopo aver fatto yoga se ho studiato tutto il giorno. Se volete saperne di più sulla mia fitness routine, vi lascio il link al video che è uscito 2 settimane fa. Il passaggio numero 7 è quello di celebrare i successi. Se avete visto il mio video sulla motivazione, sapete che la fonte della motivazione è il successo. Il motivo per cui io riesco a studiare per più di 12 ore è che nel corso di questo tempo io celebro tutti i miei piccoli successi dati dallo studio. Un modo per farlo molto semplice è quello di andare a spuntare tutti i tasks portati a termine nel bullet journal, perché a fine giornata possiamo vedere il nostro bullet journal con tutti i tasks completati e ci sentiamo soddisfatti di noi stessi. E anche quando andiamo a spuntare uno dei nostri tasks sul bullet journal ci sentiamo bene, perché ci rendiamo conto, celebriamo in qualche modo di aver portato a termine uno dei nostri obiettivi. Quindi mentre studiamo, se riusciamo magari a risolvere un'equazione difficile, riusciamo a fare una traduzione o riusciamo a fare active recall di un certo passaggio sul libro, dobbiamo congratularci con noi stessi, perché è proprio dalla celebrazione di quel successo che nasce la motivazione a continuare a studiare. In questo modo possiamo studiare più a lungo. Il passaggio numero 8 è quello di apprezzare lo studio. Per me è molto importante fare in modo di apprezzare lo studio quando mi dedico ad esso. Se inizio a studiare al mattino e il mio unico pensiero è quello che non vedo l'ora di finire, come spesso accade, in realtà mi creo dei problemi. Prima di tutto non mi concentro su quello che sto studiando perché continuo a pensare ad altro. E seconda cosa, finisco per odiare quello che sto facendo, per rendere le cose che devo studiare ancora più difficili e per patire tutto il tempo. Io cerco invece di adottare un approccio positivo, di crearmi un ambiente confortevole, di interessarmi in maniera attiva a quello che sto studiando e di entrare in contatto con quello che studio facendo active recall, studiando appunto in maniera attiva, magari utilizzando evidenziatori colorati per i diversi tipi di nozioni, facendo schemi, cercando comunque di interagire molto con quello che faccio. In questo modo riesco a mantenere un approccio positivo, ad essere serena ed ad apprezzare quello che sto facendo, ad apprezzare lo studio nonostante il fatto che sia faticoso. Ho parlato a lungo dell'importanza di vivere nel momento e di gioire delle fatiche nel presente in un altro video sulla gestione del tempo, andatelo a guardare se volete saperne di più. Il passaggio numero 9 è quello di non smettere fino a quando non finisco. È facile pianificare 12 ore di studio se poi non le si rispetta, potremmo pianificarne anche 30, 40 o 50. Per studiare 12 ore io mi impongo di essere responsabile nei confronti di me stessa, cioè mi sono presa una giornata per studiare, ho preso altri impegni in dipendenza di questa giornata, perché magari ho studiato l'intera giornata il giovedì perché dal venerdì alla domenica voglio andare a fare un weekend fuori città, quindi ho preso un impegno con me stessa e lo devo rispettare. Quando riesco a rispettare i miei obiettivi, gli impegni che mi sono presa con me stessa, quando riesco a portare a termine quello che mi ero prefissata di fare, mi sento molto soddisfatta, mi sento di avere successo nella mia piccola vita e questo mi motiva a fare lo stesso in futuro. Ed è proprio per questo che la pianificazione di cui parlavamo prima è molto importante, perché dobbiamo pianificare le nostre giornate in maniera realistica, in modo da poter percepire quel successo e poterlo trasformare in una fonte di motivazione. Il 10° passaggio riguarda l'equilibrio e il relax. Come ho detto prima, non credo che studiare 12 ore al giorno in maniera continuativa faccia bene alla salute fisica e mentale, perché di fatto non consente di avere una vita equilibrata. A mio avviso, e questa è la mia opinione personale, una vita equilibrata è una vita in cui ci sono sicuramente studio, lavoro, fatica, impegno, ma ci sono anche relazioni con gli amici, con la famiglia, relazioni sentimentali, tempo passato con le persone alle quali teniamo, attività sportive, culturali, viaggi, hobby, tempo semplicemente dedicato a relax e a non far nulla. Secondo me questa è una vita equilibrata, una vita colorata di tutte le diverse sfumature delle possibilità che ci sono appunto nella vita. Ed è proprio per questo che per me è importante dedicare tempo a sufficienza a tutte queste cose nella mia vita quotidiana. Ed è proprio perché lo faccio sempre, perché cerco di fare sport quasi ogni giorno, di avere una vita sociale ogni giorno, di leggere, di studiare, di lavorare, insomma di fare tutte queste cose nella mia vita quotidiana. È proprio per questo che ogni tanto mi posso permettere magari di avere una giornata
in cui studio soltanto e non vedo altre persone, non ho una vita sociale, perché in generale la mia vita è molto ricca di tutte queste diverse attività che la rendono equilibrata, e questo di nuovo è qualcosa che riguarda la mia esperienza personale. E talvolta è proprio studiando senza sosta per una giornata che ho la possibilità di ritagliarmi più tempo in altre giornate per dedicarmi ad altre attività, alle quali non potrei partecipare se dovessi continuare a studiare perché non avevo studiato prima. Per riassumere la mia esperienza, posso dirvi che studiare 12 ore di fila non è terribile come sembra. Non consiglio di farlo in maniera prolungata, in maniera continuativa, io stessa non lo faccio, ma credo che una volta ogni tanto possa essere utile semplicemente per portarsi avanti con il lavoro oppure per recuperare il lavoro che si ha da fare in vista di una scadenza. Se volete vedere quali sono le attività alle quali mi dedico nella mia vita quotidiana, seguitemi su Instagram, dove posto aggiornamenti in tempo reale. Guardate anche i miei vlog e gli altri video che ho menzionati, iscrivetevi al canale se questi video vi piacciono e ne volete vedere ancora, lasciate un mi piace o un commento se il video vi è piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se avete altre richieste di video. Io vi abbraccio forte e ci vediamo nel prossimo video.